L'anno scorso per una serie di ragioni tutte condivisibili avevamo tentato questa accoppiata col Sole Nautico che era la terza settimana del mese di settembre, è andata benissimo, è stata un'edizione estremamente fortunata con 25.000 persone che hanno frequentato Valletta Cambiaso, però facendo poi un sondaggio soprattutto tra gli sponsor e gli addetti ai lavori abbiamo ritenuto che la classica settimana in cui tutti tornano dalle vacanze e hanno voglia di passare delle serate in un posto così ospitale come Valletta Cambiaso fosse in ogni caso la scelta migliore per Genova, anche considerato che noi ci vendiamo come città turistica e quindi è bello poter offrire anche un qualche cosa come un torneo 125 punti a turisti che frequentano Genova ancora in questa fase di settembre in cui non sono iniziate le scuole, le giornate sono più lunghe, auspicabilmente il tempo è migliore. Questo ci dà la possibilità di fare uno spettacolo giovedì sera con una temperatura ragionevolmente gradevole che quindi sarà frequentato, ritengo, oltre il limite della capienza e poi voglio dire il ritorno di Fabio Fognini per me personalmente, perché sono particolarmente affezionata alla ragazza e alla sua famiglia, è venuto quando era un giocatore in ascesa nel 2008 e nel 2010, ha vinto il torneo, detiene a pari merito con Sonego il record di vittorie di questo torneo, mi farebbe piacere che se lo potesse giudicare per la terza volta. Il valore di questo torneo è anche soprattutto la qualità a livello organizzativo, premiato più volte e tra l'altro anche a livello mondiale come miglior challenger, e poi c'è sempre anche un aspetto di solidarietà e di quindi particolare attenzione a temi di grande valore. Quest'anno al fianco di Sofia nel cuore. Beh, questo diciamo che qualunque iniziativa di solidarietà che sia stata sostenuta negli anni è lodevole, questa ci tocca da genovesi molto da vicino, è bellissimo questo, quello che questa famiglia ha promosso per cercare di evitare che la sorte tragica toccata alla loro figlia possa essere stata di insegnamento e non accadere ancora in futuro, quindi il loro impegno va sicuramente lodato e sostenuto, e il fatto che loro ci abbiano chiesto di accoppiare Sofia nel cuore all'UEFA Open Challenger è un privilegio per noi e non per loro. Di fuori della storia dell'intitolazione per nostro Giorgio Messina, per il tipo di evento che con colleghi e amici del comitato organizzatore, presieduto da Mauro Iguera, con mia cugina Fernanda e Giovanni Mondini e soprattutto i grandi sponsor che supportano l'iniziativa, è importante per la città. Perché è importante? Non tanto per l'aspetto tecnico, che sicuramente esprime un qualche cosa che cerchiamo anno dopo anno di migliorare, quanto piuttosto perché cerchiamo di coinvolgere la città a partecipare alla settimana, la cui centralità è data dall'aspetto tecnico del tennis, ma è fondamentale vivere questo posto meraviglioso che è a Valletta Cambiaso, che è un posto pubblico, è un posto del comune, e dove la gente, speriamo, goda di questa settimana, la passeggiata, anche chi magari guarda il tennis 10 minuti, poi si va a mangiare un boccone genovese o a bersi un bicchiere di vino e stare con gli amici in compagnia, aspettiamo le famiglie e i bambini. Questo è lo spirito che cerchiamo di trasmettere. Continuiamo quindi a essere fortunati, a far sì di poter mantenere in regione questo grande torneo, che peraltro si unisce anche a quello di Sanremo, e quindi siamo la regione più rappresentativa anche a livello nazionale, con due challenger top su 6 che ne vengono disputati in Italia. È ovvio che io faccio di tutto per assorbire il più possibile da questo torneo, tant'è vero che quest'anno insieme col favore del comitato organizzatore abbiamo realizzato un circuito regionale che abbiamo chiamato Road to Challenger, copiando un po' quello che la Federazione Nazionale organizza per gli internazionali di Roma. Abbiamo strutturato una serie di tornei open in tutto l'anno 2023 con un sistema di classifiche e di punteggi. Abbiamo assegnato al miglior giocatore qualificato ligure una wild card per le qualificazioni, quindi Gianluca Cadenasso, che oggi rappresenta negli under 18 un giocatore ai vertici della seconda categoria, potrà beneficiare di una wild card. Credo che ormai questo sia un appuntamento iconico, se possiamo così definirlo, della nostra regione Liguria ed anche appunto della nostra città per quanto riguarda il tennis. Un evento internazionale giunto ormai alla 19ª edizione che davvero vede tanti grandi campioni del panorama internazionale. Avremo di nuovo Fabio Fognini, ma sicuramente sarà anche il modo di poter ammirare grandi e giovanissimi campioni che grazie proprio a questo torneo internazionale cercheranno di raggiungere i maggiori punteggi proprio per poter scalare il ranking mondiale.
mondiale. E un grande ringraziamento innanzitutto va a colui che ha voluto questa e che vuole ogni anno fortemente appunto questa meravigliosa manifestazione, che è appunto il presidente del comitato organizzativo, Mauro Iguera, che ha davvero creato una grandissima squadra. Ecco, parliamo di sport, quindi sicuramente il termine è molto appropriato. Tante associazioni, tante società, tante cooperative hanno voluto aderire e quindi davvero tantissimi sponsor si trovano qui perché credono in questo meraviglioso progetto. È un appuntamento importante che si aspetta annualmente, che ogni anno si arricchisce dal punto di vista di presenze, di livello tecnico, ma anche di partecipazione, di attività che vengono inserite all'interno di questa grandissima organizzazione. È anche un modo quest'anno di poter godere e assaporare le eccellenze della enogastronomia in sinergia con Camera di Commercio Genova Gourmet. Abbiamo questa compresenza dei prodotti del territorio, degli appuntamenti anche di show cooking che arricchiscono già il programma sportivo e tecnico molto, molto importante.